Senatore? Sì, ho capito, è inutile ripetere sempre le stesse cose. Senatore? Ho capito, sono mica scemo, sono mica. Ma scusi, senatore, con chi stavo parlando? Con la mamma anche stasera? Cosa? No, parlavo con il segnale orario. Con chi? Si parla con segnale orario al telefono. Però ragazzi, e ripetano sempre le stesse cose, ripetano. Certo, è un disco registrato, grazie. No, non è un disco, perché c'è la signorina, va bene, che magari per un'ora intera la ti dice ore 21, poi d'improvviso le diventa le 22. No, che strano, eh? D'improvviso, un'ora dopo. Sono lunati le donne, ma chi reagisce, bravo. Meno male che lei è uomo di mondo. Bravo, ti ha detto bene. Senta, certo. Piuttosto, perché non era allo stadio domenica scorsa? È stato male? Bravo. Era un pochino non comincia a toccarsi. Un pochino imbarazzato. Basta che non scenda in particolare. Che ne dica questa tanto declamata? Chi? Come si chiama? Lei di Montalcini? Ma basta questa storia. Questi cibi transgenici, come si chiamano? Ma non è possibile. Come non vincono. Ma è una fissazione questa. Non ci si metta pure lei a dire. Hanno delle reazioni strane. Ecco. Se l'ha detto Pravettoni, Chi l'ha detto? Pravettoni. Vabbè, lasci stare. Non so chi sia il signore, però. Certo. Lo capisco, vedi. Lo capisco bene, sono dolori. Senta. Un sono e solo a quanto pare. Va bene. Parliamo invece di calcio, senatore. La sua Fiorentina, 3 sconfitte consecutive in campionato. Meno male che c'è la Coppa Italia, però. Allora, io qui devo dire che sono onorato. E pertanto mi onoro. Sì, ma va. Presidente d'una squadra di calcio italiana. Sì. Che nonostante gli alti e bassi, lei è una grande squadra di calcio italiana, d'una grande città italana che vede. Bravo, certo. Vuol dire italiano un'altra volta. Grande città italiana che è, se lo ricorda? Perché si immobilizza così ogni tanto? Senatore? Mamma mia. Ma poi trema un po'. Senatore? Senatore, no. Quando? Ma cosa? Le chiedevamo il nome. Un fiorino comunque. Senatore, le chiedevamo il nome della città della sua squadra. Si ricorda come si chiama? Ah sì, certo, mi chiamo Cecchigori. Ma non lei! Scemo rimbecillito, ragazzi. Guardi, volevamo sapere il nome della città, della sua città. Ah, spiegatevi subito, ragazzi, allora ho capito. Firenze. Bravo. Lo so. Bravo. E mi fanno diventare grullo, questi ragazzi. Noi, certo. Ma sai però che questi scienziati... No. Non me la racconto più. Senatore, basta. Senatore. Senta, ricorda anche il nome della sua squadra a questo punto? Sì, perché siamo con tutte queste domande all'esame di scuola elementare. No, vabbè, il nome della sua squadra di calcio lo saprà. No, non lo so. Se vuole l'aiutiamo. Come? Comincia con la F. Sì. Con la F. La FI? La FI? Via ragazzi, per favore! Cosa? Siamo in televisione, non si vuole fare queste battute! Ma cosa? Con la FI, non ho capito dove voglio arrivare questi ragazzi! Ma no! Sono stato giovane anche ma io! Senatore, ma lasci stare! E le cartucce le spara! Ma senta, chi se ne frega se spara le sue cartucce? La FI! La Fiorentina, volevamo dire! La Fiorentina! Se la ricorda? Ma come no? La Fiorentina, ragazzi, la Fiorentina io ce l'ho! Ce l'ho nel sangue da quando sono nato, ma scherziamo! Sangue? E mi ricordo ancora i primi calci a pallone lottati lì nella parrocchia di Campettoli di Coverciano a Firenze. Sì? Ho dato anche qualche bel calcio, ne voglio qualcuno l'ho anche preso. Ora mi ricordo, c'ho ancora il segno. Grazie. Sicuri, ragazzi? Sicurissimi, grazie. Non sapete cosa perdete? Però questi scienziati genetici vaffanculo anche a loro.